non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra! Sì, certo. Allora, prima di tornare la parola a Manlio di Stefano, io credo, dal punto di vista della mia esperienza di questo primo anno di amministrazione, una delle cose fondamentali che fa e deve continuare a fare il Movimento 5 Stelle è quello di raccontare per strada, di nuovo, una volta e un'altra volta ancora, quello che sperimenta dentro, nelle sedi dove si fa, diciamo, la politica. E perché? Perché quello che vi viene trasmesso dai media, nella migliore delle ipotesi, è un'interpretazione volontaria fatta in un certo senso da parte del giornalista. È scandaloso per me, come semplice rappresentante dei cittadini qua, appunto in Udine, che è un capoluogo di provincia, però una città molto piccola, leggere quanto venga alterata la realtà della comunicazione con i cittadini, cioè quanto poco i cittadini possano realmente sapere di quello che succede. E non dipende, perché uno potrebbe dire, ma fate un comunicato stampa, uscite, no, sì, noi ne facciamo moltissimi, poi dipende come esce questo comunicato stampa. Vi faccio solo un esempio perché per me è clamoroso, cioè noi in occasione di questa tristissima vicenda che è stata l'aggregazione tra AMGA ed ERA, operazione scelta e portata avanti individualmente dal sindaco, cioè come se il consiglio comunale e nemmeno la giunta esistessero in questa città, lui ha fatto tutto da solo di testa sua. Cosa viene fuori? Dopo mesi che il Movimento 5 Stelle, io posso dire unico a comportarsi in questo modo, se non altro il più credibile, la forza politica più credibile che ha portato avanti un'opposizione su questo tema, noi abbiamo fatto raccolte firme, abbiamo fatto conferenze di informazione, ma non so neanche quante, poi abbiamo fatto commissioni, abbiamo fatto interventi in commissione dopo esserci studiati tutte le carte, eccetera, ordini del giorno, pregiudiziali, una serie di attività fuori e dentro l'aula che nessuna altra forza politica ha fatto. Bene, cosa succede? Succede questo, che a un certo punto, prima della votazione finale della delibera, leggo una dichiarazione del segretario cittadino del PD. Cosa dice il segretario cittadino del PD? È che le opposizioni, ovviamente il Movimento 5 Stelle e centrodestra, non hanno voluto contribuire alla discussione sulla delibera di fusione tra AMGA e ERA, tant'è che se ne sono andati dall'aula. Quindi segno di grave irresponsabilità da parte di queste forze politiche, che sono capaci solo di dire di no. Chi ci ha seguiti nei vari incontri, chi li ha vissuti sulla propria pelle, sa invece benissimo come sono andate le cose. Sa che noi siamo usciti dall'aula perché? Perché nell'ennesima occasione in cui noi cercavamo di ripristinare la legalità dentro quell'aula, e quindi chiedendo che il percorso che doveva portare alla delibera fosse fatto secondo i crismi della normale democrazia partecipativa, in modo che tutte le forze politiche potessero scegliere consapevolmente del futuro della città, questo ci è stato ripetutamente negato. Nell'ennesima occasione in cui abbiamo messo in votazione la necessità di convocare una commissione, e il voto della maggioranza è stato ovviamente negativo, per forza che ce ne siamo andati dall'aula, perché dovevamo forse per caso ascoltare di nuovo la solita litania che conoscevamo per mesi. Il risultato di quello che danno i giornali è che il Movimento 5 Stelle è uscito dall'aula e non ha voluto collaborare responsabilmente, dopo che noi per mesi siamo stati gli unici a fare attività di approfondimento. È stato bellissimo un giorno, la nostra consigliera Claudia Gallanda, che adesso non vedo, che qua attorno, ha detto, dov'è Claudia? Ah, ok, ha detto
alla maggioranza, chi di voi può alzare la mano dicendo di aver letto il piano strategico di Amga? Perché ovviamente se voi volete fare una scelta operativa per la partecipata, vi premurerete di leggere quello che la stessa società ha detto sul proprio futuro, presente e futuro industriale? Nessuno ha alzato la mano, né della giunta e né della maggioranza. Nessuno aveva letto nemmeno il piano strategico della partecipata. Questa è la realtà, e la realtà è anche un'altra. Noi convochiamo la commissione di cui sono presidente, la sesta, verifica e attuazione del programma, e convochiamo lì il presidente dell'AMGA Cerutti. Bene, cosa succede? Succede che il sindaco arriva indispettito dicendo che la commissione non è competente, che tutte le cose verranno chiarite nelle sedi opportune, che non gli sembra il caso, insomma, prende la parola, parla 5 minuti e se ne va. Su suo ordine se ne va tutta la maggioranza e abbandona l'aula dicendo che la commissione non era competente e quant'altro. Ma perché se ne sono andati? Perché non volevano che in aula il presidente dell'AMGA dicesse che AMGA poteva fare le gare per la distribuzione del gas nel 2015 da sola, e l'avrebbe detto come l'ha detto. Noi non ci siamo fatti intimorire, siccome la commissione non richiedeva un quorum perché non era una commissione deliberativa. Noi, con loro sorpresa, siamo andati avanti lo stesso, e così il presidente in commissione ha dichiarato quello che loro non volevano, cioè che l'AMGA avrebbe potuto fare le gare da sola. Per cui il Movimento 5 Stelle serve prima di tutto a questo, a smascherare le, diciamo, fantasiose ricostruzioni della realtà che questi politici, che forse non sono mai stati rappresentanti dei cittadini, vi raccontano. Così in una città di 100.000 abitanti, figuriamoci in Parlamento, dove io sono diventato verde quando ho sentito che vi hanno accusato di aver occupato la commissione dove si votava la legge elettorale. Cioè, io so cosa vuol dire arrivare in una commissione, magari se vuoi ce lo racconti, e che un presidente in 12 secondi, cioè senza mettere in discussione, senza contare il quorum, votata la legge elettorale, e poi dicono gesti violenti del Movimento 5 Stelle che occupa le sedi istituzionali, un pericolo per la democrazia. Questa è una vergogna, e noi siamo qui per raccontarlo 1, 2, 10, 100 volte. Se ci vuoi dire qualcosa di quell'episodio. Io mi racconto due episodi in realtà per farvi capire quanto sia compromessa la situazione delle istituzioni. Tutto ciò che è regola non esiste più. A volte ti dicono perché la prassi è differente, altre volte non ti rispondono proprio. E in quei giorni l'atto più eclatante è stato quello in realtà della Boldrini con la ghigliottina. Cioè, come sapete, i regolamenti, spero che sappiate almeno, i regolamenti di Camera e Senato sono totalmente differenti, o meglio, Camera e Senato hanno proprio due gestioni totalmente differenti, addirittura pure le gare d'appalto per il bar sono autonome tra le due Camere. Al Senato è prevista la ghigliottina cosiddetta, ovvero un articolo a cui si appella il Presidente per il quale interrompe la discussione perché si deve votare per forza entro quell'ora. È comunque consigliabile non utilizzarlo perché chiaramente è una ovvia violazione della democrazia, perché più discuti teoricamente più comprendi, anche se poi loro difficilmente ascoltano. Però alla Camera questo non esiste come principio. Bene, vi ricordate il 29 gennaio, la Boldrini ha applicato, dicendolo anche in televisione, quindi vantandosene, un principio che non esiste nel regolamento della Camera. Il regolamento della Camera, come diceva Marco prima, tutto quello che vi diciamo è disponibile online. Se voi cercate su Google regolamento Camera trovate la versione di quest'anno, scaricabile gratuitamente. Se cercate più il regolamento non esiste questa possibilità da parte del Presidente. L'ha applicato la Boldrini dicendo non potevo permettere che non si votasse il decreto. Ma cara Boldrini, dovete sapere che il decreto per legge, dopo 60 giorni, non è che se non viene approvato è morto qualcuno, semplicemente scade, si torna indietro. È proprio una regola costituzionale, quindi non c'è l'obbligo di non farlo votare o di farlo votare per forza. Dopodiché si è andati in commissione, perché chiaramente i ragazzi erano un attimo caldi, andati in commissione per fare ostruzionismo in realtà, per far rallentare il procedimento. Sisto, presidente del PDL,
della commissione affari costituzionali, entrati in commissione ha detto: allora indico la votazione per bla bla bla, chi è il contrario, chi è favorevole, chi è contrario, astenuti, approvato, andiamo. Così i nostri avevano chiesto il conteggio, la votazione per parti separate, il conteggio, la votazione nominale, tutte cose totalmente ignorate. Ma ve ne dico un'altra: esiste l'articolo 52 del regolamento, comma 2, che prevede che in commissione si possa chiedere la votazione nominale, ovvero per ogni, siccome in commissione si vota per alzata di mano, tu puoi chiedere che invece il presidente faccia la conta, quindi dica Di Stefano, Di Battista, eccetera, eccetera, uno vota. Io l'ho chiesto per il trattato di non proliferazione delle armi, il presidente me l'ha accordato senza fare neanche tante storie, perché evidentemente poco gli interessava. L'hanno chiesto i ragazzi di commissione del lavoro settimana scorsa per il Jobs Act, è stato rifiutato appellandosi a una prassi del 54, il regolamento è entrato in vigore nel 70. Cioè praticamente hanno preso una prassi antecedente al regolamento della Camera addirittura, per farmi capire il livello di pazzia lì dentro. La cosa buffa è che in quella situazione della votazione degli affari costituzionali, e là mi attacca quello che dicevi tu sul cosa esce e cosa facciamo invece, io ero a Strasburgo al Consiglio d'Europa e in aula è successo quello che avete visto, ovvero che i ragazzi sono scesi giù nell'emiciclo con le mani tra l'altro in alto, una cosa non violenta, per protestare contro la violazione del regolamento sostanzialmente. L'indomani mattina apro, il mio amico mi manda la foto della prima pagina di Repubblica, l'editoriale di Francesco Merlo, la firma più importante probabilmente di Repubblica tra gli editorialisti, che diceva che Di Stefano Manlio era in aula, scalpitava l'urlo di corrotti corrotti, era a Strasburgo a votare al Consiglio d'Europa, al che preso da un modo che io tendenzialmente tendo a perdonare, ho mandato la rettifica appellandomi all'articolo 8 della stampa, che quindi prevederebbe pari esposizione della replica, in cui dicevo vabbè, ci sta che mi hai visto lì, ma io a Strasburgo. Merlo ha messo la mia rettifica in 26esima pagina, quindi già violando l'articolo 8 della stampa, aggiungendo un commento che forse gli è scappato, e a volte sono affetti da logorrea precoce, non lo so, gli è scappato e ha scritto: non importa dove fosse fisicamente, poi in quali altre forme che possa esistere non lo so, non importa dove fosse fisicamente Di Stefano, so per certo che è un violento. Vi dico di andare, vi posso dire, cioè, sul mio blog trovate la pagina fotografata, non vi metto nulla, ovviamente anche l'ho denunciato e poi magari se vinciamo ci facciamo qualche banchetto per la città, però capite il livello grave e compromesso della situazione. Tutto qui, io volevo leggervi una cosa di veramente due minuti che ho trovato poco fa su internet, ed ha scritta, adesso che hai messo la mano in tasca questa volta era sotto un'arma. La mano in tasca io la metto, tra l'altro ogni tanto la devo prendere qualcosa perché non la tengo mai in tasca, perché mi ricorda Renzi al primo discorso che ho fatto al Senato, quindi mi fastidisce. Vi leggo questo. Lo scrive il nostro vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, l'ha scritto proprio oggi, ve lo leggo perché è particolarmente interessante. L'Italicum è spacciato, tra lui ha una visione particolarmente profonda delle cose perché partecipa all'ufficio di presidenza, dove sono tutti i presidenti dei vari gruppi con la presidente della Camera, e quindi ha tutte le informazioni più fresche. L'Italicum è spacciato, ormai è chiaro che l'accordo del PD Forza Italia salterà, era una legge progettata per danneggiare il terzo, ora che la terza forza politica è uno di loro, c'è il rischio per loro che il Movimento 5 Stelle faccia il primo tutta dalle europee. Berlusconi deve far saltare il banco delle riforme per indebolire il governo Renzi e fregargli qualche voto, provare a fregarle a noi è inutile, e questo è chiaro a tutti noi. Il governo Renzi è finito dopo pochi mesi dal suo insediamento perché gli facemmo saltare le riforme costituzionali. Vi ricordate la pompa magna dei saggi? Poi grazie alla nostra battaglia sull'articolo 138 saltò la porcata. Spostammo di un mese la votazione in aula, quando Berlusconi se n'era già andato, non garantendogli più i due terzi dell'aula, per evitare il referendum confermativo. A quel punto iniziarono le sollecitazioni del Quirinale, poi il tracollo totale del governo, con quello di non poter più spiegare più il motivo della rielezione di Napolitano, le riforme. E lui dice, io avevo già detto questa cosa al Fatto Quotidiano. Tra l'altro l'articolo 38 è quando andammo sul tetto della Camera, che ora la campagna del PD è quella cosa per soltanto salire sui tetti, ma per fortuna che ci andammo sul tetto perché si bloccò il provvedimento e salvammo la Costituzione. È tutta una storia, Napoleone si fece rieleggere re, presidente per tutelare i partiti di scavo del Movimento 5 Stelle.
per salvare la faccia del suo discorso di reinsediamento, chiese ai partiti le riforme e la legge elettorale. I partiti allora fecero le larghe intese e scoprirono che, anche con 2/3 dell'aula, erano totalmente incapaci di fare alcunché. Letta venne sicurato anche da Napolitano, per ovvia incapacità. Lo stesso sarà con Renzi. Napolitano ieri lo ha convocato per questo, per farsi spiegare come mai riforme e legge elettorale sono impantanate. Avranno sicuramente parlato di Movimento 5 Stelle e della paura per il nostro risultato alle europee. Renzi avrà già spiegato che non se la sente di rischiare con l'Italicum finché non sarà chiaro lo scenario elettorale, perché non so se sapete, l'Italicum per stessa ammissione del ministro Mauro del governo Letta era stato pensato per eliminare noi che secondo loro eravamo la terza forza del paese. Ora infatti è impantanato al Senato perché la terza potrebbe essere sicuramente, ma la terza è sicuramente uno di loro, rischiano anche di essere la seconda probabilmente. Dall'altra parte Berlusconi sa già di essere spacciato, sarà terzo assoluto alle europee, quindi sta sabotando le riforme, manifestando mal di pancia sul modello del Senato e la legge elettorale. Per indebolire Renzi, Berlusconi sa bene che dal Movimento 5 Stelle non si riescono a togliere voti, legge i sondaggi anche lui. L'unica speranza che ha è indebolire Renzi per succhiagli i consensi. In tutta questa storia il Movimento 5 Stelle è l'unico che appoggia le vere riforme. Tanto questo ve lo dico perché è una cosa di che si sta dibattendo molto in questo periodo. Il DDL Chiti, non so se avete sentito parlare, è una proposta di Chiti, che è un senatore del PD, che è una proposta alternativa alla riforma di Renzi, in sostanza. Farà risparmiare milioni di euro ai cittadini italiani riducendo il numero dei parlamentari, a dimostrazione che votiamo le proposte degli altri partiti quando sono buone. Di delle chiedi del PD, se lo ritira dimostrano la loro vera natura, se lo lasciano abbiamo i numeri per farlo passare. E aggiungo una cosa io, questa è una cosa che fanno spesso, quando uno di loro per un attimo si sveglia illuminato dalla Madonna e fa qualcosa di, scrive qualcosa di utile, penso Giachetti con Ritorno al Mattarellum o altre proposte, capita spesso che noi, che loro in aula lo costringono a ritirare la proposta, lui si alza e dice lo ritiro, a che noi ci assieme diciamo lo faccio mio, praticamente si può, un partito può fare suo un emendamento dell'altro, una legge dell'altro, e va a finire che noi votiamo una proposta del PD e il PD non se lo vota. Questo è successo con la legge, con la proposta Giachetti, succederà anche con quella Chiti, vedrete. È incredibile che tutto si stia muovendo intorno a noi, stiamo dettando l'agenda politica del paese, semplicemente restando coerenti con noi stessi, manco un mese alle elezioni ne vedremo delle belle. Aggiungo che stando all'opposizione, come dice lui, stiamo dettando l'agenda politica stando all'opposizione abbiamo ottenuto già il pareggio tra cartelle esattoriali e crediti verso lo Stato, abbiamo ottenuto ad esempio nelle scuole l'inserimento della lingua obbligatoria, la seconda lingua obbligatoria, i libri digitali scritti da insegnanti insieme ai funzionari della scuola e distribuiti gratuitamente agli alunni, perché non è più possibile che i bambini vadano a scuola e costino una fortuna i libri che utilizzano, che sono sempre gli stessi, gli cambiano il titolo, gli cambiano, ma sono sempre gli stessi libri. È una serie di proposte come quelle che stiamo già discutendo addirittura sulle pulizioni di Equitalia, che da opposizione si possono fare, basta il buon senso, basta aver lavorato, come dici tu prima, la normalità di essere un lavoratore che ogni mattina va là e se non fa una cosa lo cacciano, questo ti darà la normalità di dire ma sta cosa è giusta e sbagliata, la porta avanti o non la porta avanti, ma chi non ha mai lavorato non lo sa cosa significa avere Equitalia alle spalle. E allora, persone normali possono passare le necessità delle persone normali dentro le istituzioni, noi siamo lì a fare esattamente quello, a portare la voce dei cittadini che ogni giorno vivono le difficoltà di un paese come il nostro, portare dentro le istituzioni e cambiare davvero le istituzioni da dentro, rendendole a prova e a misura di cittadino normale. Grazie a tutti. Bravo. Di destra e di sinistra, di centrodestra, di